Salve dalle macchie, sta piovendo, non erano previste le piogge. Comunque noi abbiamo fatto un bel po' di lavoro, ho ringraziato tutte le fave, rape, broccoli, cavolfiori, piselli. Un lavoraccio. La terra era abbastanza umida. Adesso mettiamo a moto la macchina. Cerchiamo di arrivare dall'altra parte un secondo e poi... Là. Sterzo è più o meno come la Panda, poco poco meglio, ma fa niente, va. Adesso piano piano io, siccome non c'ho l'attrezzino e la macchina per me è nuova, devo fare più attenzione. Io sono come San Tommaso. Adesso l'attenzione si sposta un pochettino a verificare il ponte, se perde olio, ingranaggi, insomma questa roba poi la devo valutare mentre ci cammino, chiaramente. Per il resto sembra reggere, con qualche perdita di olio. Bisogna vedere l'olio del cambio, del riduttore, e valutare se c'è una perdita, perché ovviamente tutte le cose vanno ragionate insieme, ma questo lo devi vedere camminandoci qualche settimana. Io sono con la prima senza 4x4, ma con la ridotta, per valutare qualche cosa. È come avere un mezzo militare. Tanto è altissima questa macchina e non ci sono problemi alcuni per uscire di qua. Sta piovendo forte. Adesso io mi fermo un secondo qua, chiudo il cancello perché volevo raccogliere qualche cosa, ma evito. Una cosa vorrei fare, se ci riusciamo, solamente una, sotto un albero di... Vedete com'è alta la macchina? Sembra pure troppo alta. È un carro armato. Si tratta di verificare alcune cose, perché ovviamente quando la prende dal privato, che non esce un minimo di officina, insomma, devi poi vedere tutto, chiaramente. Anche perché loro stessi non possono sapere tutto, quindi anche se poi le officine non è che fanno chissà che. Vedete, ho trovato questi bellissimi chiodini. Adesso io, siamo un po' di fretta, poggiamo un pochettino il cellulare. Adesso ho aperto le porte, mamma mia, vediamo un po', si vede, sono assolutamente teneri. Bisogna raccogliere adesso perché basta un giorno che si perdono. Bellissimi. Sono nati sotto un ceppo di olive, ma vanno bene lo stesso. Io l'ho sempre mangiato. L'importante è che sia naturale. E che roba. Sembrano poche, ma poi c'è un macello di roba. Guarda qua un altro pochettino. Ecco qua. Purtroppo il tempo non era previsto cosa oggi, stranamente sta piovendo, allora ci spicciamo. Ok, non posso stare di più, altrimenti mi bagno paro paro in un accidente. Le olive domani, non so se piove forte, rinuncio, vengo dopodomani. Tanto sono 3 giorni di olive più o meno, un po' che quest'anno, ma piovendo non ne vale la pena. E adesso poi vi faccio vedere un'altra sequenza a salire, chiudo il cancello.